Oggi vi porteremo sul Passo Jau, una delle vette più conosciute del ciclismo. La sua pendenza incessante, spalmata sui 29 tornanti, la rende la salita forse più dura che si può trovare sulle Dolomiti. Sì, perché sono 9,7 km al 9,4% di pendenza media, 920 metri di ascesa totale, si arriva fino a 2235 metri partendo qui da Selva di Cadore, quindi una bella sfacchinata. Io aggiungerò un grado di difficoltà per sfidare il Passo Jau, intendo, cioè salire senza mai lamentarmi, Giorgione. No, ci posso riuscire. Troppo difficile. Ce la posso fare, Giorgione, ci provo almeno. Partiamo. Iniziamo. Pazzesco che non c'è un metro che spiana, è veramente costantissimo. Siamo ancora arrivati al primo tornante. Non ti fa respirare mai questa salita. Abbiamo già fatto il pezzo al 14%, quello più duro. Veramente duro. Però non è che poi spiana, no. 9, 10. Ma quello è il suo bello, Giorgione, bello così. Bello il suo bello, è vero. Comunque, il Passo Jau è stato fatto al Giro d'Italia per 9 volte, la prima fu nel 1973, Giro d'Italia dominato dal belga Eddy Merckx. Perché era partito dal Belgio quel giro. Quel giro partì dal Belgio. L'ultima però, parte della salita era in sterrato, mi provo a immaginare. Però qui non dominò Merckx ma Fuentes, sì. Salire su questa salita. Juan Manuel Fuentes riuscì a battere a sorpresa il Cannibale. Il Cannibale è quella tappa divenne famosa proprio per questo motivo, perché sembrava che nessuno potesse impensierire il belga. Tu vuoi fare la stessa cosa, Giorgione? Vuoi fare come Juan Manuel Fuentes? Sul fisico, cioè, uguale, tra l'altro. Vuoi staccarmi oggi a sorpresa? Non penso. Juan Brambo Fuentes si è staccato. Ho già capito che dovrò fare tutta la salita da solo. Vabbè, meglio così, dai. Prendo il mio ritmo, cercando di ovviamente non lamentarmi, l'ho promesso. Vediamo se ce la faccio. Pezzi dove spiana come questo, prendo il quarto tornante, mi danno quasi fastidio, perché se la pendenza media è 9,4 e spiana per 300 metri al 5 al 6%, vuol dire che poi mi becco un pezzo al 12 al 13, quindi so se essere felice di tirare il fiato o essere impaurito dalle pendenze che seguiranno. Pensate che questa salita dal 2007 a oggi è stata inserita nel percorso del Giro d'Italia per ben 6 volte delle 9 totali. Ci sarà un motivo, eh? Ma io attualmente dovrei avere attorno ai 280-290 watt di FTP. Che vuol dire che è una potenza che posso tenere per un'ora. Prevedo di impiegare più o meno un'ora e mezza a fare questa salita, quindi devo tenere una potenza media attorno ai 260-270, non di più. Il problema è che nei pezzi più duri, anche con il 34-34 che ho come rapporto, mi tocca andare a 300-310, come adesso, una 320. E quindi devo cercare di recuperare il più possibile nei pezzi dove non tira tantissimo. Il problema è che non ce ne sono molti. E il problema è che poi, come ho detto prima, sono seguiti da pezzi veramente duri. Una delle parti più dure di questa salita è quella iniziale, con rettilini molto lunghi e pendenti. Abbiamo già fatto un tratto al 14% e poi è sempre tra il 9 e l'11. Sono
risultati che ti mettono in grande difficoltà, non osi immaginare Juan Brambo Fuente che fatica sta facendo. Tra il nono e il decimo tornante è stato tutto attorno al 10%, e poi attorno al tornante poi spianato sono riuscito a recuperare un pochino, salivo attorno al 7 e adesso ho ripreso costante al 9. Sto salendo più o meno a 700 metri orari di VAM, che per ora è una cosa che posso gestire. Più su, quando supererò 1.900-2.000 metri di altitudine, sarà molto più complicato. A livello di sensazioni va bene. Fine, sto pedalando a 30 minuti, quindi niente di che. 34-34 è veramente una grande invenzione. Avrei voluto averlo quando ero un corridore per fare salite tranquillamente. Adesso non mi permette di fare tranquillamente, ma sicuramente mi permette di farle. Col 39-25 di una volta di qui non sarei salito. Allora, dopo oltre tre quarti d'ora di scalata ho 235 watt medi. Comunque sì, ho mantenuto un passo non troppo forte, il giusto per salire. E devo dire che queste nuvole basse rendono ancora più affascinante il passo Jau. Danno quella sfumatura epica alla giornata. Andrea, hai spento la telecamera? Mamma mia, sono mal di schiena. Oh, non molla mai. Sono sempre a remare, ho queste due protusioni di ernia che mi fanno un male terribile. Porca, ce la faccio, cioè, no, ce la faccio, però. Però comunque è una roba terribile, cioè remi sempre, costante. Ma stai registrando, vero? Abbiamo appena passato il tornante 23, mancano 2 km alla vetta. Questi sono i più duri, non tanto perché cambia la pendenza, quella è sempre costante, ma perché si è più stanchi ovviamente, sono a 55 minuti di salita e soprattutto abbiamo passato i 2000 metri, quindi siamo oltre la linea degli alberi, ma rimangono pochi alberi qui, quindi c'è poco ossigeno. Infatti i watt stanno diminuendo e la frequenza cardiaca sta aumentando, come è prevedibile. Ventiseiesimo tornante, ne mancano ancora tre per concludere questa incredibile salita. Quasi fatta, dai. Comunque salita veramente meravigliosa, sì, molto impegnativa, però quando sei in cima hai questa sorta di soddisfazione, di questo appagamento che è difficile da capire se non la si è fatta prima. Pensate che io l'ho fatta al Giro d'Italia, forse un paio di volte, ma l'avevo rimossa completamente. Quando corri in bici tendi un po' a cancellare dalla memoria le grandi sofferenze, però quando le siete le fai così da cicloturista riesci a godertele molto di più. Fare per la prima volta una salita è sempre una bella soddisfazione, farlo alla mia età, dopo tutto quello che ho fatto da corridore, è strano, soprattutto una salita così iconica, così famosa, quindi è bello anche non averla fatta da corridore, così non posso fare il paragone di come andavo forte, come vado piano adesso. Ventinovesimo tornante, adesso c'è questo ultimo tratto
abbastanza dritto con delle semicurve, non ci sono più tornanti, è fatta. Non spiana neanche l'ultimo tornante, ancora 11%. Ma Alan poi si è lamentato o l'ha fatta in silenzio? Così. Poi un po'. Finita. Passo Giao da Selva di Cadore terminato. Senza lamentarsi, tra l'altro. Allora, Juan Brambo Fuente, com'è andata? Beh, dai, sta dura, ma pensavo peggio. È messo 10 minuti, neanche sì. Tanti. Un'ora e 10, pensavo invece un'ora e 30. Bat medi? 267. Io 235. Si vede la differenza di peso. Io 105 kg da portare su, tu 85. Comunque è una salita che con i rapporti giusti è fattibile per chiunque. Però tutte le salite con rapporti giusti, sì, finché si arriva al limite dell'equilibrio, con rapporto giusto si può andare su. Quello è vero. Dai, è stata una bella giornata, speravo in un tempo migliore, che il panorama qui è veramente bello. Giorgione, io sono anche riuscito a non lamentarmi mai. Era vero. Vedrai, non mi sono mai lamentato, né mal di schiena, niente. Cioè, proprio, sotto su un passo giusto, regolare, insomma, me la sono goduta, dai. Consigliamo quindi questa salita? Sì, consigliata a tutti. A tutti. Non è una roba estrema, però sicuramente è una salita dura, quindi mi raccomando, dovete bere, mangiare, avere rapporti giusti e prenderla con calma. E godervi il panorama in vetta! Se non ci sono le nuvole come oggi, però. Vabbè, sì, però si vede, bello lo stesso. Sì. Se questa puntata vi è piaciuta mettete un bel like, se vi piacerebbe vedere altre salite magari fatte in questa maniera, andare a scoprire un po' la salita di Italia, scrivete qui sotto nei commenti col nome della salita che vi piacerebbe vedere. E scriveteci se avete già fatto il passo Giao. Assolutamente. Da questo versante. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.